La decimazione del campus in danza e in arte per noi doveva essere veramente speciale. Credo di esserci riuscita, io e il mio team, a rendere veramente speciale questo evento. Abbiamo circa 70 ragazzi che arrivano da tutta Italia e sono felicemente contenta di questa esperienza. Con loro veramente si è aperto una nuova, diciamo che adesso da ora in poi cercheremo di aprire nuove situazioni e anche di evolverci su altri stili. Abbiamo puntato moltissimo sulla danza classica, abbiamo avuto degli ospiti, dei maestri veramente di spicco del panorama nazionale e internazionale, dal maestro Jan Brooks, che è il maestro Laszlo, Luc Bouy, Gaetano Petrosino, questi sono i personaggi che hanno fatto parte del nostro panorama della danza classica. È felice di essere venuto da Milano per entrare in questo mondo folle di questi ragazzi. Beh, è la prima volta che vengo ad Arezzo. In Toscana lavoro spesso, ma Arezzo è la prima volta e direi che di matti ne abbiamo parecchi. Comunque Anna l'ho conosciuta 2 anni fa, 3 anni fa, prima della pandemia, credo, e abbiamo fatto un lavoro insieme a Città di Castello e è una persona che è come se la conoscessi da sempre, quindi è stato un piacere ritornare qua e lavorare accanto a lei. C'è tanta voglia di ballare, ma devo dire che a me non è mancata neanche nei 2 anni di pandemia, non smette mai. Speriamo che questa ripartenza continui anche nei mesi invernali, perché il timore per il nostro settore è che ora torni l'ombra, speriamo di no. Che cosa stai facendo in mezzo a questi scatenati ragazzi? Ballo, ma non perché io sia una ballerina, anzi è bene non vedermi in questa dimensione, perché in questa meravigliosa avventura di In Danza in Arte io ho avuto la fortuna di poter insegnare teatro, perché questo ormai io sono monotematica, è il mio ambiente, alle piccole che fanno parte di questo percorso. Sempre l'Anna Pagano che si è inventata questo... L'Anna Pagano è la regina indiscussa di In Danza in Arte e niente, ho la fortuna di collaborare con questa nuova 10ª meravigliosa edizione e quindi sono felice e fortunata, mi ritengo, di poter vivere questo momento.